E anche questa settimana Oroscopando è con voi. Mi sembra un po', non so, un po' santità in questo momento, no? Oroscopando è con voi, dai, diventa blasfemo poi. Allora, quindi da oggi, che è il 9 luglio, fino al 15 luglio, e poi da questa sera su Teletibur e Teleroma 2, sul canale 89 119 622 del digitale terrestre. Digitale terrestre, mi impappino sempre. Allora, ovviamente le radio abbiamo concluso le puntate di Spettacolando, poi si vedrà, chissà, quest'estate porterà consiglio, quindi io il martedì e il giovedì non ci sarò più. Ma continuerò con Oroscopando, che lo potete trovare su spettacolandotv.it, ripeto, su Teletibur e Teleroma 2, da lunedì alla domenica alle 23:30 sul canale 89 119 622 del digitale terrestre. Non mi viene mai bene, va bene. Cominciamo subito con l'Ariete. Sei pieno di passione per la vita e per te stesso. Le realizzazioni in questa settimana sono a portata di mano e devi solo essere consapevole della tua forza. L'amore ti sorriderà come mai aveva fatto prima e potrai risolvere in coppia tutto quello che non andava. 5S, Toro. Dopo un periodo sfavorevole in amore, tornerai ad essere appagato dalla vita di coppia e le emozioni trapeleranno in ogni cosa che farai. La passione questa settimana sarà al top. Momenti sessuali che entreranno nel Guinness dei primati. 4S, Gemelli. L'amore in questa settimana non ti sorride, Venere ti abbandona e lascia il posto ad incomprensioni in coppia. Le giornate non saranno rilassanti come speravi con la tua dolce metà, ma saranno fuoco e fiamme. E un momento di tregua potrai averlo tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna metterà in evidenza il sentimento che provi. 4S, Cancro. Venere torna rigogliosa nella tua vita e sarà un periodo più che positivo per i sentimenti. Chi è single troverà l'anima gemella e chi è in coppia avrà giornate di passione e complicità. Il letto in questa settimana racconterà più di 1.000 parole. 5S, Leone. Anche se Venere ti abbandona, non disperare, perché nelle settimane scorse hai seminato bene. Con la tua dolce metà hai costruito un rapporto solido che durerà nel tempo. Anche in questa settimana la passione e la complicità in coppia non ti mancherà. 4S, Vergine. Momento di rinnovamento e di consolidamento del tuo successo anche in amore, dove avrai più conferme sentimentali da chi non ti aspettavi. Se sei in coppia, il tuo amore ti darà molte soddisfazioni e se sei single, troverai la persona che fa per te. Insomma, consoliderai le tue posizioni sociali, economiche e sentimentali, forte della fortuna che hai dalla tua parte. 5S, scusate. Bilancia. La serenità farà parte della tua settimana e appianerà i conflitti in coppia. Ci saranno molte sorprese all'orizzonte, quindi se sei single non farai fatica a trovare una persona che fa il caso tuo. In questi giorni avrai un'accesa passionalità che farà riaccendere il rapporto a due dopo momenti di crisi. 4S. Scorpione, hai avuto momenti no in coppia, ma ora Venere è tornata a risplendere. In coppia chiarirai ogni cosa e ritornerai ad essere l'innamorato o l'innamorata di sempre, forte della passionalità che ti contraddistingue. Solo ad inizio settimana potresti avere qualche rallentamento, ma niente di cui preoccuparsi. 4S. Sagittario. Questa settimana è tellurica in coppia, Venere prende un aspetto negativo. Con la tua metà potrebbero sorgere litigi e incomprensioni. Attenta o attento a non tirare troppo la corda, perché l'altra persona potrebbe darsi alla fuga. Per il resto avrai dalla tua parte un po' di fortuna per sopperire agli attimi negativi in amore. 4S. Capricorno. Venere è tornata favorevole e puoi cantare vittoria. Le tensioni con il tuo partner si sono attenuate, ma continui ad avere qualche malcontento che ti lascia l'amaro in bocca. Comunque sia, pensa al tuo futuro con serenità, perché avrai giornate in coppia da ricordare e da incorniciare. 4S. Acquario. Sarai pronto per spiccare il volo in amore, dove vivrai una settimana entusiasmante e ritroverai calma e serenità in coppia. Potresti anche arrivare a chiudere una situazione sentimentale che non ti soddisfa più e trovare, in men che non si dica, un'altra situazione che ti porta alle stelle invece che alle stalle. 4S. Pesci. Hai una Venere in opposizione questa settimana che minerà non poco il rapporto in essere. Quello che non hai mai detto alla tua dolce metà potrebbe essere dichiarato con rabbia e potrebbe portare ad una irrimediabile rottura. Cerca di moderare i toni e di parlare con calma e ragionevolezza. 3S. Allora, Oroscopando finisce qui. Questo è l'oroscopo che va dal 9 luglio al 15 luglio. Lo potete trovare su spettacolandotv.it.
www.radiocomunitaria.it e poi da lunedì alla domenica, quindi da questa sera alle 23.30 su Teletibur Teleroma 2, canale 89-119-622 del digitale terrestre. A me non resta che augurarvi una buona settimana, densa di avvenimenti e soprattutto di tanta, tanta fortuna. Lo dico in inglese, good luck, ciao! Thank you.